Ciao, qui li prendi. Oggi salutiamo Rossella Locascio, Lavinia Chiaramonte e Roberto Carbonello. Abbiamo ricevuto da The Kids un pacco con un assaggio delle collezioni ora disponibili in edicola, perciò diamo subito un'occhiata a che cosa abbiamo ricevuto. Allora, vorrei iniziare con questa bustona gigantesca. Guardate un po', Dinosaur Park, Big, Feroci e Grandissimi. E abbiamo una bustona molto grande, non è una blind bag, vedete? Quindi non rischiamo di trovare doppioni perché vediamo subito cosa stiamo acquistando. Evidentemente si parla di dinosauri, i mostri preistorici nelle tue mani. Qua sul retro non leggiamo molte altre informazioni. Il prezzo è quello di 4,99 euro per questa bustona. E vediamo quattro dinosauri fotografati, quindi immagino che l'intera collezione sia composta da questi quattro: il classico Tyrannosaurus Rex, Triceratopo, questo potrebbe essere un Brontosauro forse, se vedessi una cresta sopra direi Brachiosauro, ma qui non la vedo, e quest'ultimo non l'ho riconosciuto. Se voi lo sapete potete farcelo sapere nei commenti qui sotto. E vediamo come al solito che è una raffigurazione ormai tradizionale dei dinosauri, a quanto pare in realtà alcuni di questi erano ricoperti di piume. Apriamo subito questa bustona e vediamo com'è il nostro. Beh, mi sembra che dovrebbe essere un triceratopo. No, no, così lungo. Non è il triceratopo, questo è il brontosauro, credo. Apriamo la bustona. Allora, intanto abbiamo questo libricino. E cosa ci rivelerà? Abbiamo nella collezione. Ah, ce n'è più di quanti credessi. Stegosauro. Stilacosauro. Ceratosauro, eccolo qual era quello con il corno. Poi il Triceratopo, il Brontosauro ed il Tyrannosaurus Rex. Abbiamo una checklist dei dinosauri che fanno parte della collezione. Ed ecco qua il nostro Brontosauro. Allora, è grande, vedete quanto è grande? Direi che è lungo 20 centimetri, ma se lo distendessimo anche di più. È grigio con un pochino di sfumature bianche ed è in gomma, non è gomma morbidissima, ok, non è uno di quelli che si allungano, è in gomma morbida, quindi comodo, diciamo, non farà storia a trovare spazio nella cesta dei giocattoli. Un brontosauro, semplice, un modellino, non è mal fatto, niente male. Non credo che saranno in scala tra di loro i dinosauri di questa collezione, visto che il brontosauro era veramente gigantesco, quindi il T-Rex dovrebbe essere molto più piccolo per essere in scala con lui, mentre invece probabilmente tutti i dinosauri occuperanno grosso modo lo stesso volume. Mettiamo qui il nostro brontosauro. Poi abbiamo questa bustina qui, che dovrebbe essere, credo, quella di maggiore interesse. Guardate un po' la collezione Zombie Pets. Gli zombie stanno andando parecchio di moda in questo periodo e vediamo che abbiamo 8 orridi amici da collezionare. In ogni bustina troveremo un animaletto zombie con un barattolino di slime. Niente male, lo slime è sempre divertente. Allora, qua dietro, abbiamo anche il prezzo, vedete? 3,50 euro per ogni bustina. Questo è il prezzo di ogni bustina di Zombie Pets. E abbiamo letto qua sul davanti che ne esistono 8 diversi. Apriamo subito e vediamo come sono fatti questi Zombie Pets. Dunque, aperta la bustina, prima di tutto il foglietto illustrativo. Questo sembra essere uno sacchiotto, ma c'è anche la zampina che spunta fuori da terra nel cimitero. Allora, è il cimitero con le mani che escono dal terreno, è un classico dell'horror. Questo è Monster. Ah, perché era un topo, Mouse. Mouster. Scusatemi, eccolo qua, eccolo qui, è un topo. Ha mangiato un formaggio marcio e gli è venuto un brutto squarcio. Poi c'è Muccola, che aveva proprio un gran raffreddore e non è passato neanche dopo molte ore. Ci stanno dicendo in che modo questi animaletti sono passati a miglior vita. È decisamente macabro. Miago, al lardo ci è andato, non è più tornato. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino e guardate che le manca una zampa. Mamma mia, ma questi sono veramente macabri. Benny Zina era un tipo davvero pestifero, ha giocato troppo con un fiammifero. Sto apprezzando questo libricino. Don Quito faceva parte di un brutto giro e è finito sotto tiro. Addirittura, ma è pazzesco. Porchi, ha mangiato tanto tanto, l'hanno trovato a fette al banco. Non ci credo. Poi, Pinky
Peco, era al mercato, un trattore l'ha schiacciato, mamma mia. E poi Bobby Bau, che anche a Baia gli ha lanciato una mannaia. E alla mannaia piantata in testa. Allora, voglio vedere i pupazzetti, subito. Questo libricino lo conserverò in cassaforte, credo. Mi hanno stupito di Kids, questa volta mi ha veramente meravigliato. Allora, che abbiamo trovato? Ma che bello, uguale al disegno. È proprio uguale al disegno. Vediamo un pochino cosa dice qui sotto. Niente, vabbè, Made in China, giustamente. Abbiamo trovato il gattino, quello che al nardo era andato e non è più tornato, che si chiama, dunque, vediamo un attimo il nome. Chiedo scusa, c'è una breve interruzione. Dunque, dicevamo, ho trovato Miago, eccolo qua, il gattino che è andato al nardo e non è più tornato. Mettiamolo a fuoco. E infatti, come dicevo, gli manca la zampina, proprio come nel disegno. Tanto va la gatta al nardo che ci lascia lo zampino. Che dire, è un po' macabro, ma è una collezione particolare. Poi vediamo un pochino il barattolino di slime incluso. Eccolo qui, è slime arancione. Apriamolo subito. Ecco, mi sono procurato un piattino così potrò inondare il nostro gattino zombie di slime arancione. Ecco qui, dunque, vedete che è un barattolino vero e proprio. Niente male, quindi possiamo richiuderlo tranquillamente. Apriamolo. E vediamo com'è questo slime. Cola molto, guardate un po'. Oh, il nostro. No, guardatelo qui. Completamente inondato di slime arancione. Oh, sta arrivando dall'oltretomba il nostro gattino zombie. No. Mamma mia. Mettiamolo un po' a fuoco, su. Niente, vi chiedo scusa, oggi proprio non è giornata, hanno suonato il campanello, ho dovuto interrompere, il telefono mette a fuoco. Mamma mia, ci deve essere una maledizione su questi zombie. Oh, guardatelo qui. Allora, cosa ve ne pare? Mi raccomando, ditecelo qui sotto. Io l'ho trovato una collezione particolare. Il libricino qua dentro mi ha stupito con tutta questa storiella. Il barattolino di slime non è proprio niente male, comodo, possiamo richiuderlo. E il pupazzetto anche non è generico, è abbastanza ben riconoscibile, è perfettamente identico a quello disegnato nella nostra checklist. Ok, mettiamo qui anche il nostro gattino zombie. Questa è per ora, secondo me, la collezione più interessante. L'ultimo è qualcosa che già conosciamo, ce l'avevamo già mandato. E siccome sta tornando la bella stagione, abbiamo di nuovo Jelly Ball, che è questo pallone gigantesco che possiamo gonfiare e sgonfiare a nostro piacimento fino a ben 50 centimetri di diametro, cioè veramente enorme. Non sto qui a rifare la gaffe di gonfiarlo, lo conosciamo già. Possiamo gonfiarlo e sgonfiarlo di nuovo. Il prezzo di ogni Jelly Ball è di 2,99 euro. Dunque, abbiamo quindi visto una breve panoramica delle collezioni di Kids che possiamo trovare ora in edicola. E diteci, mi raccomando, fateci sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Vi chiedo scusa per la messa a fuoco, nuovamente questo video è andato così, purtroppo oggi è giornata no, come si suol dire. Dunque, se il video vi è piaciuto, nonostante tutto, mi raccomando, potete cliccare su mi piace e potete iscrivervi. Mi raccomando, commentate qui sotto, diteci quale collezione avete preferito, io non ve lo nascondo, quella che mi ha stupito di più è questa, anche se i dinosauri sono sempre spettacolari. E come al solito, ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora di Kids. Ciao!